Romano Vincenzo, Carlo Bruno Romano, Davide Oscar Serino, proprio per la loro stessa concorso, e condanne di Romano 70 alla pena di almeno 15 di arresto e loro 20 di ammenda. Ciò si lotta alla pena di almeno di arresto e loro 20 di ammenda o per pagamento al centro situato. Rigetta tutte le domande avanzate al dottore dei quarti civili, così per il fronte di imputati e dei responsabili civili con il brindisi. 1994, dopo secondo, 1971, dispone la notizia di un'intervento di Gerolfi Grazie Rossa, che si è venuta a situazione come di Ci sono volute 5 ore e mezza di Camera di Consiglio per emettere questa sentenza, ma alla fine il giudice Giovanni Aliffi della sezione penale del Tribunale di Brindisi così ha sentenziato. Colpevoli tutti e 4 gli imputati del processo Acque Chiare. Vincenzo Romanazzi, il costruttore, Bruno Cafaro, il notaio, condannati a 1 anno e 6 mesi di reclusione ed un'ammenda di 30.000 euro. Carlo Cioffi, ex dirigente dell'ufficio urbanistica del Comune di Brindisi, e Severino Orzan, progettista, 9 mesi di reclusione e un'ammenda di 20.000 euro. In pratica il giudice ha accolto le richieste del PM Antonio Costantini con qualche piccolo ritocco, ma in sostanza ha ravvisato il reato di abuso edilizio, così come era stato contestato dall'accusa. Il villaggio di Acque Chiare quindi sarebbe stato costruito contravvenendo a tutti quei vincoli e quelle finalità, così come era disposto. Ma c'è di più, proprio per questo motivo il giudice ha anche stabilito la confisca dei terreni e delle opere che dal 28 maggio 2008 erano sotto sequestro e l'acquisizione gratuita nel patrimonio del Comune di Brindisi. Alla lettura della sentenza erano presenti solo 2 dei 4 imputati, Romanazzi e Cafaro, che così hanno commentato a caldo la decisione del giudice. Come commenta questa sentenza? No, secondo me è tutto sbagliato, come è cominciato sbagliato, in funzione a Brindisi era già fatta la sentenza, grazie. Nessuna replica, soltanto a motivi d'appello. In aula, alla lettura del dispositivo, anche numerosi proprietari delle villette. Momenti di tensione si sono registrati nel momento in cui il giudice Aliffi ha lasciato l'aula. Rabbia, lacrime e delusione, in qualche modo le forze dell'ordine presenti hanno cercato di acquietare. Da domani cominciasse a pagare il mutuo e poi trovassi una carta contro di me. Trovassi una carta contro di me. Sono soltanto disgustata, sono disgustata di questa giustizia. Il fallimento della giustizia è una vergogna. Forse ci dobbiamo buttare benzina sopra per darci fuoco, allora forse ci credono che noi non c'entriamo niente, che siamo innocenti. Di meglio mi aspettavo, non questa sentenza signora, di meglio, è stata valutata questa cosa qua. Ora, dopo questa sentenza, si attende l'evoluzione del procedimento penale anche nei confronti dei proprietari delle villette che, secondo l'accusa, non potevano non essere a conoscenza dei vincoli sui beni che stavano acquistando. Intanto, già domani partiranno i ricorsi, dicono gli avvocati dei 4 condannati.